nastri d'argento, Gianmarco Franchini, ero stato profetico. Eh? Se ti ricordi, ti ho detto che sarebbe arrivato un premio, probabilmente, e alla fine è arrivato. Eh? Quindi sei stato premiato col premio Graziella Bonacci, quindi questo nastro d'argento che effetto fa? È un bel effetto, comunque è un premio molto importante, sono soddisfazioni e sono molto contento, sono un po' emozionato perché non so bene come funziona qui, non so cosa devo fare adesso, dove devo andare, come devo, quindi non lo so, però è bello. Senti, ci eravamo chiesti prima dell'uscita del film, no, poi cosa sarebbe successo dopo. Quindi raccontaci che cosa è successo dopo, dopo l'uscita del film. Per quanto riguarda me è successo tante cose, perché ciò che prima era solamente una mia idea, un mio sogno, sta diventando sempre di più un qualcosa che se mi impegno lo posso fare veramente. Quindi è un sogno che si sta trasformando in un obiettivo, ecco. Ecco, e quindi immagino che ti saranno arrivate poi tante scritture, tante proposte dopo il tuo adagio, eh? Beh, i provini arrivano e io li svolgo come arrivano. Poi sono tante cose da dover scegliere, poi anche in base a ciò che voglio fare della mia carriera. Poi le scelte sono importanti e vanno prese sempre con la giusta concentrazione, anche magari con persone di cui mi fido, da solo anche. E dimmi un regista con cui vorresti lavorare, dai, che magari ci sente e ti chiama. Ma in Italia? Sì, dai, per ora in Italia, dai. Oddio. Beh, è in Italia un regista con cui mi piacerebbe molto lavorare è Garrone. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, dopo glielo diciamo, quando arriverà premiato. Però, che mi sento un po' a disagio con queste cose io. No, vabbè, lo sappiamo mi che piace sei... molto il cinema che fa sempre questo aspetto molto reale che mette che lo mischia un po' a questa cosa onirica del sogno che a me fa impazzire, come il mio capitano che possiamo vedere, e per me è molto bravo, anzi è emozionante, ecco. Come molto bravo sei stato tu, e quindi grazie, complimenti e ci vediamo presto. Grazie.